Vangelo di oggi ci invita a riflettere sulla sincerità, anzitutto con se stessi. Fare un buon uso dell'onestà e dell'integrità verso se stessi rende più facile la convivenza ed evita situazioni imbarazzanti e affatto positive. Ci avvicina a Dio. Ci sono persone che vedono il male dappertutto, tranne in se stessi. Tutti gli altri sono colpevoli delle loro disgrazie, mai loro stessi. In questo modo, purtroppo, si è estremamente mancanti di sincerità e di amore e rispetto verso gli altri. Siamo invitati, inoltre, a non essere ipocriti. Diciamo di sì a quella festa con i colleghi di lavoro, per non essere da meno. Manteniamo amicizie che sono ormai scadute emotivamente da anni, per paura di ferire l'altra persona. Sosteniamo il nostro partner in determinate decisioni, pur sapendo che non sono quelle giuste, e lo facciamo per non spegnere l'entusiasmo di qualcuno che amiamo. Sono numerose le situazioni che si presentano in cui scegliamo di dire una mezza bugia o quella mezza verità che può attrarre, a lungo andare, situazioni tutt'altro che positive. Essere sinceri, con carità e misericordia, deve essere quell'ingranaggio ricorrente con cui costruire una realtà più sana per tutti. Accetti i tuoi limiti, chiedi a Dio di aiutarti a superarli. Quando ci sono difficoltà, imprevisti o sconfitte, chi consideri colpevole, te stesso o gli altri? Cosa dovresti fare per vivere la bellezza della sincerità e della trasparenza davanti agli altri?